essere santo. Vorrei parlare oggi della donna più bella, della donna che è la prima santa nella Chiesa, la Beata Vergine Maria. Qui abbiamo l'immagine della Madonna Nostra Signora di Guadalupe. Ecco, osa essere santo. Io mi ricordo quando ho chiesto alla Santa Madre Teresa di Calcutta perché avere questo amore per la Beata Vergine Maria, perché pregare alla Beata Vergine Maria. Abbiamo detto prima che i santi sono i nostri intercessori nel cielo e non c'è santa più grande che la Vergine Maria a quale possiamo mettere tutte le nostre necessità, tutti i nostri bisogni, le nostre bisogni nelle sue mani. Perché mi ha detto Madre Teresa di Calcutta? Perché la Vergine Maria era l'unica persona, è l'unica persona a quale è stata promessa dall'angelo Gabriele mandato da Dio dal cielo. Ecco, nulla è impossibile a Dio. E così quando io presento a lei le mie intercessioni, le mie necessità, certamente lei li presenterà a suo figlio Gesù e un figlio mai rifiuta le richieste di una madre. È così. E tanto importante pregare alla Beata Vergine Maria. Siamo legati a due feste, vorrei parlare da due feste, proprio la presentazione di Maria nel Tempio, che occorre nel calendario liturgico il 21 di novembre, e dopo la sua Immacolata Concezione, l'8 dicembre. È interessante la presentazione di Maria, perché questa festa non trova esplicitamente sue radici nella Sacra Scrittura canonica. Voi sapete, no? Che la Sacra Scrittura è canonicamente stabilito che i libri che abbiamo nella Bibbia, qui, è stato proprio deciso dalla Chiesa, questi libri sono necessari, contengono tutto necessario per la nostra salvezza, la rivelazione di Dio. Ma certamente ci sono anche altri scritti. Abbiamo per esempio i padri della Chiesa, abbiamo i santi che hanno scritto tanto, che sono pienamente in relazione con quella rivelata. Abbiamo anche i Vangeli apocrifi, si chiamano anche i Vangeli proto-evangelici. E abbiamo proprio un proto-vangelo di Giacomo, è stato scritto più o meno 140 anni dopo la nascita di Gesù, ed ecco, un po' più tardi degli altri dei Vangeli Marco, Matteo, Luca e Giovanni, ma certamente questo protovangelo di Giacomo contiene molte cose importanti anche per questa festa della presentazione di Maria nel Tempio. Infatti, questo protovangelo di Giacomo focalizza molto sulla vita di Maria e Giuseppe, la loro vita quotidiana, è vero, no? Nei quattro Vangeli non abbiamo esplicitamente un senso giornaliere della vita di Maria e Giuseppe, ma in questo protovangelo abbiamo molto di più questa vita quotidiana e proprio lì troviamo la presentazione di Maria nel Tempio. Afferma questo protovangelo di Giacomo, all'età di un anno, Maria viene presentata ai sacerdoti del Tempio
dai suoi genitori Anna e Gioacchino. E così leggiamo nel capitolo sesto del Protovangelo di Giacomo, e leggo: il sacerdote la colse e, baciatala, la benedisse esclamando: il Signore ha magnificato il tuo nome in tutte le generazioni. Nell'ultimo giorno il Signore manifesterà in te e tuoi figli di Israele la sua redenzione. Perché questa presentazione, queste parole parlate noi dal sacerdote sono importanti? Perché abbiamo parlato già come la santità, osa essere santo, è un dono, è una chiamata divina, ma importantissimo che questa chiamata non è riservata a un gruppo speciale. No, tutti noi siamo chiamati alla santità, no? C'è la grazia divina. Dio ci vuole tutti santi. Abbiamo già letto, no, nelle altre volte, come dice San Paolo, che siamo tutti chiamati ad essere santi ed immacolati al suo cospetto. È proprio così, no? Questa elezione divina su Maria, che lei diventa così un canale per la nostra redenzione. Importante anche questo, perché Maria non è il Salvatore. Noi non adoriamo Maria, no, noi adoriamo Gesù. Ma noi veneriamo, no? Noi veneriamo, onoriamo la Beata Vergine Maria, ma come non è Dio, non è la stessa cosa. Solo Dio, Gesù è Dio, può salvarci. Proprio questo, no? Le ultime parole di Maria nel Vangelo di Giovanni alle nozze di Cana, quali erano? Fate tutto quello che lui vi dirà. È bellissima questo, no? Perché proprio la santità è fare la volontà di Dio. E così Maria c'ha una parola chiave per noi: fate tutto quello che lui, Gesù, vi dirà. Ma vorrei tornare un momento a questa elezione divina fatta a ognuno di noi, che viene proprio tramite il nostro battesimo. No, la parola battesimo nel greco vuol dire immergere. Immergere, no? E che cosa, in che cosa siamo immerso in questa acqua? Dobbiamo, no, mettere questo uomo vecchio, che è schiavo del peccato, schiavo delle nostre debolezze, dei nostri fallimenti, dobbiamo proprio effondere questo uomo vecchio nelle acque del battesimo, e così possiamo risuscitare in Gesù un uomo nuovo. E chi è questo uomo nuovo che viene fuori di questa acqua? No? Perché l'acqua proprio simboleggia anche la morte, ma siamo risuscitati in questa acqua del battesimo nel potere di Gesù, e viene fuori con la sua vita dentro di noi un uomo nuovo, un uomo che sa amare, no? Abbiamo detto già nelle altre rubriche, e vi invito veramente di seguire queste rubriche, abbiamo già detto che essere santo vuol dire amare, amare, perché qual è il primo comandamento che Gesù ci dà? Amate, ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, amare il tuo prossimo come te stesso. In questi comandamenti, questi due comandamenti, che veramente sono un comandamento, perché io non posso amare Dio se non amo il prossimo accanto a me, e se amo solo il mio prossimo, come amo Dio? Allora, amare è proprio la fondamenta, no, di essere un santo. Andiamo di nuovo a questa
Lezione sulla Beata Vergine Maria. Chi era Maria? Qual è la sua grandezza? Perché questo sacerdote nel giorno della sua presentazione dice: «Il Signore ha magnificato il tuo nome in tutte le generazioni». Da dove viene la grandezza della Beata Maria, Vergine Maria, che è la prima santa nella Chiesa? Maria era una giovane ragazza, no? Abitava in questo piccolissimo villaggio a quel tempo, che si chiama Nazareth, forse un villaggio di 14 famiglie, diciamo. Allora era un luogo che era proprio perso, inconosciuto. E lì abitava Maria, e certamente lei apparteneva a quel gruppo, quella parte del popolo di Israele che attendeva con desiderio la venuta del Signore. Certamente lei veniva da una famiglia ebraica, Maria e Giuseppe, che veramente erano santi, Anna e Gioacchino, che erano santi, i suoi genitori, e certamente avevano introdotto Maria alle scritture, no, del Vecchio Testamento. E se vediamo nei libri del Vecchio Testamento, c'è sempre questa attesa per un Messia. E c'è questa parte del popolo di Israele che aspettava, no, questo Messia. Certamente questa parte, compresa Maria, pregava per la venuta del Signore, del Messia. E così, questa è una cosa molto importante anche, no? Di aspettare, di saper aspettare, no? Nei momenti difficili della nostra vita è molto costoso aspettare. Noi vogliamo avere le cose subito, immediatamente. E così perdiamo spesso quello che il Signore c'ha veramente per noi, di farci grandi, perché vogliamo le cose subito, e così il Signore non limita la nostra libertà, no? Non toglie la nostra libertà, ma così perdiamo ciò che Lui c'ha in mente per noi. E così quanto è importante aspettare, aspettare. Quello viene anche molto dalla preghiera, per questo, no? Facciamo, preghiamo, l'adorazione eucaristica, e sempre l'adorazione eucaristica non vale niente perché non vediamo i risultati subito, no? Sono lì davanti a Gesù nel Santissimo e non sto facendo qualcosa concreta con risultati immediati, no, non è proprio così. Perché? Perché saper aspettare il Signore, non saremo delusi, perché Dio è fedele alla sua promessa. E così guarda che succede, no? In quel giorno che noi chiamiamo proprio, no, l'annunciazione, che celebriamo il 25 di marzo, questa annuncio fatto, no? Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, questo piccolo villaggio, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, mi piace molto questa parola, no? Entrando da lei. Perché vuol dire proprio che questo angelo, questa parola che lui c'ha per lei, entrava proprio nel suo cuore, nel suo cuore. L'angelo disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A questa parola egli rimase turbata e si domandava che senso aveva un tale saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria», mi piace anche questa parola, non temere, in questo tempo, no, di difficoltà, di pandemia,
Voi sapete, no, che la parola non temere appaia 365 volte nelle scritture. Il Signore dice a noi una volta ogni giorno, per tutto quel giorno, non temere, non abbiate paura. Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Ecco, possiamo immaginare, no? Questa giovanetta ha forse 13 anni, non conosceva l'uomo per niente, rimane turbata. Infatti lei dice: come è possibile? Non conosco uomo. Perché è interessante, no? Perché Maria, come una giovane ragazza, aveva promesso la verginità totale a Dio. Aveva proprio scelto questa strada. E così lei rimane: ma come mai? Non sono stato con un uomo. E Dio rimane fedele alla sua promessa, perché questa ragazza ha desiderato la santità, no? Abbiamo parlato di questo desiderio di essere santo. Se tu hai il desiderio, Dio farà il resto. È proprio fatto così per Maria, no? Perché rispose l'angelo: lo Spirito Santo, no? Scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Questo è bellissimo, perché Dio rimane fedele alla scelta di Maria, no? La sua cooperazione per essere una santa non toglie nulla di quella scelta. E così, con lo Spirito Santo, con la grazia divina, Dio compia proprio questa santità in lei. E che cos'è la santità? Lei divenne così pieno di Dio, no? È molto interessante questo fatto, perché e dopo l'angelo dice, no, nulla è impossibile a Dio. Infatti in quel momento Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Questo è bellissimo, questo, e vi invito di leggere questo brano, no? Nel primo capitolo del Vangelo di Luca, perché così Maria contempla queste parole. No, Dio indirizza una parola alla Vergine Maria tramite l'Arcangelo Gabriele, e Maria prende questa parola, anche se sembra impossibile, non fattibile, perché è una ragazza giovane, normale. Certamente aspettava il Messia, ma non aveva nessuna idea che questa sarà compiuta tramite lei, la venuta del Messia. Ma lei non ha rifiutato quello che sembrava impossibile. No, la scrittura dice: l'ha custodita nel suo cuore. E dopo la risposta: eccomi, eccomi, si è fatto in me secondo la tua volontà. Questa fiducia totale, anche quando sembra impossibile quello che Dio ci chiede, questa fiducia in Dio, questo per noi oggi, perché forse Dio ti sta chiamando a qualcosa, certamente tanti dove lui ti ha chiamato a essere sposato, a essere un sacerdote, a essere una religiosa, a essere una persona celebre per lui, e questa chiamata tante volte sembra impossibile. Forse ci sono persone oggi guardando, che vede oggi il loro matrimonio, l'ha chiamato a essere un prete religioso, e ci sono difficoltà, sofferenze, anche peccati, fallimenti, tradimenti. No, Dio è fedele alla sua promessa, e bisogna sempre andare a quello
a quella chiamata che lui ha fatto. Mai bisogna dimenticare quella chiamata iniziale che è stato dopo sigillato dalla Chiesa, perché arriva un momento dopo la Chiesa dice: ecco, questa chiamata in te è vera, e si fa questo tramite i sacramenti, no? I sacramenti, per esempio, del matrimonio, dell'ordinazione sacerdotale, proprio la nostra consacrazione, essere una religiosa, o proprio per quelli che rimangono celibe, proprio tramite il nostro battesimo, confermato nella Chiesa anche nel sacramento della Crisima. E questo è molto importante, perché la fede, che cos'è la fede? Perché Maria ha detto: eccomi, sia fatto a me secondo la tua volontà. E questa è la fede. No, la definizione della fede nel Concilio Vaticano II, De Verbum numero 5, è Dio che appaia a me con la sua parola. E la parola può venire, no, tramite la preghiera, tramite gli avvenimenti della mia vita. Per esempio, incontro una persona cristiana a quello io sento che Dio mi chiama ad essere sposato. Anche questa è una parola di Dio. E lì Dio appaia e dopo io dico: ecco, discernendo bene, questa è la volontà di Dio, io entro lì, anche con tutti i rischi. Questa è la fede, la risposta a Dio che ci rivela. Ma certamente quando Lui ci rivela, ci dà anche la grazia di compiere quello che Lui dice. Non ci lascia solo. Il Signore è con te, dice l'Arcangelo Gabriele. Lo Spirito Santo scenderà su di te e quello che sembra impossibile a te, Dio lo farà. E dopo Maria comincia tutto un cammino di fede, no? La fede non è quel momento e sei salvato, no. Entra lì in una nuova avventura che proprio fa Maria. E durante questa vita, questa avventura che lei ha vissuto, no? Essendo la madre di Gesù, no? Io immagino, ricordatevi, no? Perché Gesù era nella casa di Maria e Giuseppe 30 anni. 30 anni prima di cominciare sua missione pubblica, immagino non era facile essere la madre di Dio nella casa, no, normale. Proprio lei, no? Lei puliva questo bambino, lei faceva mangiare a lui, ma lei sapeva che questo figlio era Dio. 30 anni, Maria e Giuseppe non hanno fermato quello che Dio ha messo in mezzo a loro di corallo, Gesù Cristo. No, è così, fino alla croce. Fino alla croce, no? Maria è rimasto fedele. Ha visto suo figlio Gesù morire su una croce ingiustamente. E Maria non ha detto: ecco, scendi dalla tua croce, scendi dalla tua sofferenza. No, perché questo non è giusto, è sbagliato. Non ha detto: ecco, io vorrei, ecco, mio figlio essere con me tutta questa, anche sapendo che era Dio. No, sapeva bene che Dio è fedele alla sua promessa. E così questa perseveranza di Maria, che ha continuato, no, tutta la sua vita fino alla croce, alla tomba, dopo la sua risurrezione, all'ascensione, questa è la fede, no? Non io, ma Dio, credendo che Lui rimane fedele. Infatti, il Papa Emerito, Benedetto XVI, dice qual è questa grandezza di Maria, perché è la prima santa nella Chiesa, e cito: la fede non è una marcia trionfale, ma un cammino segnato quotidianamente dalla sofferenza e dall'amore, dalle prove e della fedeltà. E come dice San Paolo, quanto sono imperscrutabili le sue vie. Proprio questa oscurità della fede, dal suo primo fiat, eccomi, fino a Golgota,
fino alla croce e così ha visto tramite questo cammino di fede Dio che rimane fedele alla parola fatta a lei nella presentazione, no? Ricordatevi quello che ha detto il sacerdote, no? Che proprio cito, il Signore ha magnificato il tuo nome in tutte le generazioni e nel giorno dell'annunciazione, dove l'angelo dice lo Spirito Santo scenderà su di te, ecco la grandezza di Maria. Era disposta ad andare avanti con un piano che non capiva, nei luoghi che lei non ha scelto, per il bene di un popolo che avrebbe ucciso suo figlio. Ma questa crocifissione ci ha portato alla risurrezione. Cristo che è risorto e non muoia più, ha aperto la tomba per noi, ha aperto il cielo per noi, e così la prima persona nel cielo, no, possiamo dire, essere santo nella sua assunzione, questa promessa è la Vergine Maria. Per noi ci sono momenti difficili, no, nella nostra vita, immagino, forse c'è una difficoltà oggi nella tua vita, una malattia, una crisi economica, forse c'è un figlio, una figlia che è nella droga, nell'alcol, uno schiavo di qualcosa, forse qualcosa è successo nella tua vita nel passato, forse hai paura di qualcosa oggi concretamente, forse hai subito tu un'ingiustizia, forse hai tradito tuo marito, tua moglie, forse hai un peccato dove tu dici la misericordia di Dio non arriva lì. Che cosa ci dice la Vergine Maria a te e a me oggi? Proprio le stesse parole, no? Di osare, osare di essere santo. Abbi il coraggio di osare con Dio. Provaci. Non aver paura di Lui. Abbi il coraggio di rischiare con la fede. Abbi il coraggio di rischiare con la bontà. Abbi il coraggio di rischiare con il cuore puro e vedrai come la Vergine Maria, la prima santa nella Chiesa, che anche la tua vita diventa ampia ed illuminata, piena di infinite sorprese, perché la bontà infinita di Dio non si esaurisce mai. Finiamo proprio con una preghiera, un'invocazione alla Beata Vergine Maria, chiedendo a lei questo stesso spirito di essere totalmente disposto alla volontà di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, sia fatta a me secondo la tua volontà. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.